Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto ai fichi d'India e stracchino. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 30 minuti. Gli ingredienti sono fichi d'India, stracchino, riso tipo cannaroli, olio, sale, cipolla, prosecco o vino bianco, parmigiano, dado bimbi, pepe e acqua. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo subito con il passare con un setacciolino per verdure i fichi d'India. Dopo aver passato a setaccio i nostri fichi d'India, rimettiamo a posto il nostro succo di fichi d'India e una piccola parte la teniamo in una ciotola a parte che ci servirà per finire. Adesso andiamo a tritare il parmigiano, mettiamolo all'interno del boccale e lo andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il nostro parmigiano, lo mettiamo in una ciotola. Adesso aver messo da parte il nostro parmigiano tritato, andiamo a tritare la cipolla. La tritiamo in 5 secondi a velocità 7. Riuniamo un po' sul fondo, adesso aggiungiamo l'olio, facciamo andare il bimby per 3 minuti. Gradi, velocità 4. Teniamo un po' sul fondo. Adesso andiamo ad aggiungere il nostro riso e lo andiamo a tostare. Minuti, 100 gradi, antiorario. Velocità 1. Adesso andiamo ad aggiungere il prosecco o il vino bianco. Facciamo sfumare il vino, chiudiamo il coperchio senza il misurino per 2 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità 1. Adesso andiamo ad aggiungere il succo dei fichi d'India. E andiamo a cuocere, stavolta chiudendo anche col misurino, per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1.
Adesso andiamo ad aggiungere l'acqua. Il dado, un cucchiaino di dado Bimby. Il sale, il pepe, e andiamo a smuovere il riso con la spatola fino a toccare il fondo. È molto importante questo passaggio, non lo dimenticate. E adesso andiamo a cuocere il riso per 12 minuti a 100 gradi antiorario, velocità soft. Adesso andiamo ad aggiungere lo stracchino. E proseguiamo con la cottura per altri 2 minuti. Sempre 100 gradi, antiorario, sempre velocità soft. Avvediamoci con la spatola a mantecare bene lo stracchino. Adesso diamo un po' una mescolata con la spatola, andiamo ad aggiungere il resto del succo dei fichi d'India. E mettiamo il parmigiano che andremo a mantecare senza temperatura. Quindi azioniamo il Bimby per altri 2 minuti. Senza temperatura, antiorario, velocità soft. Sempre con l'aiuto della spatola aiutiamoci a mantecare il nostro parmigiano. Il nostro risotto è pronto. Andiamo a impiattare. Risotto fichi d'India e stracchino. Grazie e alla prossima ricetta.